Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, non sono da solo, ho Filo con me. Ciao ragazzi! Italian Jersey Collector. Siamo oggi sfida tosta. Oggi sfida tosta, perché andiamo a fare una cosa... Non avete mai vista questa? Neanche noi vedremo quello che andiamo a fare, in realtà, tra l'altro. Esatto. Perché, ma cosa facciamo? Esatto, andremo a provare, almeno, a cercare di indovinare le magliette da bendati. Esatto. Questa sarà la benda. È tosta. Esattamente. Dove sei? Per questa sfida, Filo comunque mi ha ospitato qua a casa sua. Non è la prima volta. No, abbiamo tirato fuori l'armeria. Esatto. Ci sono cose importanti qua, belle maglie. Cosa andremo a fare nello specifico oggi? Ok, che proveremo a indovinare queste magliette da bendati. Come? Esatto, come. Il gioco funzionerà che abbiamo tre magliette a testa a disposizione, quindi provare a indovinare queste tre magliette. Esatto. Solo di club europei. Abbiamo qua un po' di magliette, lui ne ha tante. Solo queste qui che esatto, vedete. Esatto, solo queste. Quindi niente Corinthians, no. Europee. Per ogni maglietta indovinata avremo un punto, ok? Quindi non andremo a indovinare se la maglietta è di casa, fuori casa, terza maglia, solo la squadra. Perché avendo tante squadre sarà difficile andare a indovinare poi se la squadra, se la maglietta è la home, away, esatto. Cioè, quindi è un po' complicato. Andremo a indovinare la squadra, almeno ci proviamo, e ci sarà un punto per ogni squadra indovinata. Tre tentativi a testa, in caso di parità ci sarà l'ultima manche con una maglietta extra. Nudi. È nuovo anche per me questa regola. Comunque, ci siamo. Filo, tu sei pronto? Molto, molto carico. Ok, visto che tu sei seduto. Ok, parto io. Io sono in piedi, parti tu. Okay. Ok. Puoi iniziare a bendarti. E io scelgo le maglie intanto. Filo, io mentre guardavo le maglie ho pensato una cosa, che tu sei già bendato, ma non ho spiegato quali sono i tre indizi. Tu li sai? No. Allora li spiego. Allora, tre indizi per ogni maglietta, come abbiamo detto. Sì. Sarà la prima, quindi no, tre indizi totali. Tre indizi per ogni maglia. Che io posso chiedere. Esatto. Ok. In che campionato gioca il club della la quale stiamo parlando, della maglietta che Perfetto. Avrai davanti, un colore, ok, che potrei chiedere della maglia, okay. Non per forza il colore primario, ma un colore qualsiasi che c'è all'interno della maglia, non di uno sponsor. Quindi tu mi darei sì o no, non mi darai è colore viola. No, tu potrei chiedere che colore è, un colore, dimmi un colore. Ah, e te mi dici un colore che è dentro quella maglia. Esatto, per esempio, rosso e nero del Milan, ti posso dire sia rosso che nero, oppure ai tempi dell'Adidas, quando faceva le strisce bianche, posso dirti anche bianco. Però non ti posso andare a dire il colore di uno sponsor o di una patch, per esempio, non il bianco della Champions League. Perfetto. Okay? E il terzo indizio sarà una domanda a piacere, una domanda qualsiasi, che ti può aiutare tanto come meno. Come meno, ok? Va bene, va bene. Vai, scelgo finalmente questa maglia. Vai. Un carico, Ha spaccato tutto. Ok, ci sono, ragazzi. Questa è la maglietta. Filo a lei. Ma dov'è la maglietta? Ok. Io punto a indovinarla almeno una su tre. Allora, ma la sto tenendo al dritto. Sì, sì, sì. Ok. Questa è la stemma. Allora, stemma tondo. Questo è tondo. Sì. Ok, per fortuna. Sponsor non lo sto capendo. Ok. Boh. Ti ricordo che le tre domande, ti può aiutare tanto già, per esempio. Qua cosa c'è? Cosa c'è? Qua c'è una patch, È tonda anche questa? Sì, sì. Ok, sì, sì. Quindi sponsor, cioè il logo è ok. Tu le conosci le tue maglie, dai. Sì. Ah, c'è un nome e un numero. Attenzione, c'è il nome e un numero. C'è un nome e un numero. Allora, di logo tondo... non ne ho tante. Ecco, tu inizi a fare sempre questi ragionamenti. Io non so che maglia hai. Io c'ho tipo Fiorentina, che però non è tondo, è rombo. Però c'ho la Roma, però non mi sembra il logo quello della Roma. Tondo così, non ha le strisce. No, faccio una domanda. Vai. Se lo posso chiedere, perché non mi ricordo. Ok, quale indizio ti giochi di tre? Vorrei capire il campionato, posso chiederlo? Ok, sì, puoi chiedere il campionato, quindi... Se io ti faccio la domanda in quale campionato è, te mi dici esatto, il campionato. Esatto, un indizio è questo, sì. Allora, in quale campionato gioca questa squadra? Quindi ti giochi questo indizio, sì. Deciso, ufficiale? Sì. Bundesliga. Non è che ho tante maglie. Esatto. C'ho il Bayern Monaco, c'ho il Borussia. Che sono tutti e due rotondi. Che sono tutti e due rotondi. Sì, però allora me la gioco subito. Se mi dici Bundesliga, purtroppo io c'ho solo quella maglia lì, perché l'altra è vintage, quindi questa è Borussia Dortmund, quella di Marco Reus. Vediamo, lo scopriamo. Pronto? Sì. Ma te sei fissato con Marco Reus. Te le faccio facile. Ci sta. Questa è la prima per iniziare facile, ci sta, no, io vado a crescere. Ma perché Puma è scritto? Non capivo sto sponsor. Sai che... probabilmente non ci arrivavo. Se non ti avessi detto Bundesliga. Sì. Però dai, vabbè, in difficoltà, fine... però ci sta. Royce ormai ci seguo comunque. Nel cuore. E quindi un punto per te. Un punto per me.
Allora, ora è il mio turno. Ora è il tuo turno. Ora tocca a me e io voglio vedere. Signori miei, è il mio turno. Io non ne saprò neanche mezza, probabilmente. Qua. Signori, non gliela posso fare subito difficile. Sei? Sì, vai. Sei pronto? Sì. Quando vuoi. Vai, ci sono. Sono qua. Ce l'ho. Con gli aiuti, inizia a toccare per bene. Questo è lo stemma, vero? Uh-huh. Questo è tosto, ragazzi. Sì, ma te non la devi far difficile. Non è difficile, dai. Cosa senti al tatto? Cosa senti? Niente. Ok. Questo è. No, questo non è. Ok, questo è lo sponsor qua. Io cerco lo sponsor tecnico sopra. Allora, è un po' più centrale. Eccolo. Bravo, questo? Bravo. Sembra una scritta. È una scritta. Tipo eh? Quella Puma di prima, per esempio. Bravo, bravo, è una scritta. Nome, ah, nome e numero. È un nome e un numero. Falla vedere anche la telecamera, così magari già okay. I ragazzi non li tieni sulle aspetta. Spine. Ti puoi giocare gli aiuti, esatto, te mi lo gioco, ricordo. Mi eh? Gioco... Quale? Che campionato? Che campionato? Serie A. Ok, Serie A, bene. Lo sponsor non riesco a capirlo perché se no mi aiuterebbe tanto. Adesso cerco di capire lo stemma, tanto Serie A è detto. La Lazio ha un logo particolare. Perché c'ha l'acqua. Esatto, però non mi sembra. Un colore? Vai, un colore. Qui lo aiutiamo, ragazzi, perché è Kevin Carino. No, vabbè, io ho in mente due squadre. Okay. Un colore te lo do. Te devo dire prima le squadre. Vai. Sono Udinese, perché ha molto lo stemma, anche se ce l'ha a cerchio, sempre. E Sassuolo. E allora gli diamo questo colore, ragazzi. Verde. Verde, penso che sia Sassuolo. No! Verde potrebbe essere. Sassuolo. Anche perché verde, verde. Chi ha verde nella maglia? Ah. È il portiere del Milan. No, mi gioco una domanda giusto per certezza. Vai. Però tu mi dici verde, lo stemma mi sembra, ecco, come forma. Non riesco a capire lo sponsor in realtà. Perché lo sponsor, in teoria lo sponsor è bastardo. Il Sassuolo ha Puma oggi. Non ma so se questa maglietta, non so se ne ha altre. Bravo, se questa maglietta è vecchia. Bravo. E per bravo. Quello dico, se fosse stato Puma avrei subito detto Sassuolo. Ti gioco, mi gioco una domanda. Vai. Gioca questa squadra, gioca al Mapei Stadium. Questa squadra gioca al Mapei Stadium. E allora Sassuolo, ufficiale, giudicato. Signori, era il Parma. Sassuolo, ecco. Oh, io cercavo, no, vediamo. Sportica, sì. Non me lo ricordo neanche io, esatto. Sportica adesso. Ragazzi, 1-1. Bene. Subito in pareggio. Io, il mio obiettivo è di... fa un punto. Il mio obiettivo è non farne una, quindi... Anch'io, almeno uno. Già sono a posto, io posso ritirare. Per me... No, ma siamo in due. A posto. Allora andiamo a casa, dai. Dai. Siamo già a casa. Facciamo solo uno. Kevin, posso dire una cosa a chi ci segue? Sì. Questo video lo stiamo registrando sì, il giorno... Che urli? Che urli? Che stiamo andando, stiamo per andare a San Marino, quindi se non avete visto il video di Kevin o il mio su San Marino contro Finlandia, stoppate questo video, guardate quell'altro, no, non lo so, guardate tutto, dai. No, poi prima finite di guardare finite questo, poi andate a vedere quell'altro perché succedono delle cose. In realtà non sì, sappiamo neanche noi ancora dobbiamo registrare, però. Io ce l'ho. Non si sa, non si sa. Cosa c'hai? Hai scelto? Sì. Per me la indovini. Colletto. Ma che sponsor è questo? No, quello è lo stemma, sì. Infatti, c'è il nome e numero? Sì. Io sono, vedi, sono gentile, ti do sempre con nome e numero, ce n'è sì, poche. Sì, perché non ne ho tante, ma ascolta. Vai. Indizio. È una ma... Non vai a vedere chi è, ma no. Ah no, beh, giusto, sono io. A no. Casa mia. Io dovevo andare a casa tua a vedere chi è. Sì, ma tu in tutto ciò così hai visto la maglietta. Oh, ho detto Frosinone. Sì. Le facciamo, dai, no, dai, rifacciamo su. Avresti indovinato questa? Non lo so, ero un po' in difficoltà. Ti ha salvato il corriere, sennò. Ma ha salvato il corriere. Ce l'ho, vai, tutta tua. È una gruccia. Dai, magari ce l'hai diversa rispetto alle altre. Fammi sentire. No, sento no, no, sì. È una maglia rettangolare della Serie A. Facciamo così, visto che l'hai capito, l'indizio non lo usi, ti confermo Serie A. Ok, quindi c'ha nome e numero anche questa. Ma sei proprio buono. Alla fine sono, ce le ho tutte con nome e numero. Esatto, sì, infatti ce ne ho poche. Tutte le maglie che scelgo, nome e numero. Tonda? Yes. Io questa tonda. È facile, tonda. Ma è difficile allo stesso tempo. Ti chiedo un colore. Bianco. Bianco? Bianco. Che maglia c'ho bianco della Serie A? Allora, aspetta, lo sponsor tecnico? Devi provare a indovinarlo. Sponsor, non si capisce niente. È qui. Tondo.
Niente, un'altra domanda. Vai. Mi sa che la devo fare. Voglio sapere lo sponsor tecnico. K. Sì. Quante squadre hanno K no, in Serie A? Genoa da quest'anno non ce l'ho. Inizia in Serie B. Fiorentina. Ma perché tondo? È quello vecchio. È la Fiorentina. Ti giochi, confermi questa, cambia Fiorentina. Idea. Fiorentina. Ma io ce l'ho di Saponara. Puoi vedere? Vai. Ah, è quello Vlahović. Di Vlahović. Vedi perché è rotonda? 2-1, ma tocca a me. Io non so neanche che maglie hai lì dietro. Signori, vai. Kevin Kalia in La Sapevo. Allora, lo stemma mi sembra tondo. Allora, lo sponsor voglio... Devo trovarlo prima. Non c'è? Giuro che c'è. È qui, perché non lo puoi toccare. Come non lo puoi toccare? È in sublimatico. Dai, ma che roba è? Questa è una truffa, però. Ma dove vai danni di Kevin? Sembra quella della Serie A, però non lo so. O Serie B. In che campionato gioca questa attualmente, squadra? Ma anche l'anno scorso, perché non è mai dell'anno scorso, in Serie B. Allora, quindi c'ero qua quando dicevo Serie B, che è un po' più rotto. Perché quella della Serie A è più quadrato, diciamo, quella della Serie B è più rotondo, anche più piccolo. Leggermente più piccoli, in più è anche più leggero a livello di patch, più sembra quasi un foglio sottile, invece questo è simile allo stemma. Okay. Cioè, vedi quanto sono formato? Voglio sapere un colore di questa maglietta. Dormi tocca darti una mano, è bianca. Capito, che grande aiuto. È che questo stemma così mi frega, perché io non ne so le maglie che ha a differenza tua, sai. Mi gioco il terzo aiuto, però aspetta, non so cosa chiederti. Chiedimi il nome dello stadio. Non lo sai. Sai che effettivamente non me lo ricordo. No, sì, me lo ricordo. Voglio sapere il nome dello stadio, dai. Sicuro? Sì, perché non ho veramente idea. Cioè, bianca, poi non mi aiuta per niente. Druso. Stadio Druso. Druso. Controllo anche. Ok, ho controllato. Si chiama così. Stadio Druso. Ragazzi, perdonatemi, ma non ne ho idea. Sono in difficoltà. Ah, gli aiutati tutti, gli aiuti. Gli tutti, e non ho la più pallida idea di cosa dire. Aspetta. Dai, su. Sai che ci sei. Ce l'ho, forse. Sì. Forse. Sì, ce l'hai. No, mi è venuto in mente uno stemma. In realtà la prima maglia è granata, diciamo, un colore marroncino, credo, non lo so. Dico, ci provo, non lo so, Cittadella. No. Su Tirol, niente, vabbè. Non c'è, ragazzi, perdonate. Dai, stoppa tutto. 2-1, passa in vantaggio. Qui. Dai. Su Tirol. Vabbè, dai. Quello del Frosinone che non lo sapevi. Io ero in difficoltà, Ti è salvato il Corriere. Qua è partita pilotata. Vabbè, dai. Lasciamene vincere uno. Se ancora non avete visto i nostri video... Provo questa. A San Marino. Andateli a vedere, perché sono micidiali. A un certo punto nel mio video c'è anche Kevin che casca, fa un volo incredibile verso fine video, e invece nel suo non posso dirvi di più, ma al bar è successo un qualcosa incredibile che ho combinato. Allora, provo questa, secondo me la indovini. È una maglia, fino a lì ci siamo. Una maglia di Serie A? Sì. Allora, dimmi un colore di questa maglia. Blu. Allora, lo sponsor tecnico... Macro. Sì, sono in difficoltà perché so che potrei perdere. Non capisco lo stemma. Ti ricordo che è una domanda, ti puoi giocare. Blue Macron. Dai, filo. Tu non puoi sbagliare. Aspetta, c'è il nome numero. Sì. Alla fine tutte c'è il nome numero. Sì, nome numero, infatti, come prima. Macron c'è. Sampdoria, ma qui le Samp non le ho. L'Udinese, ma l'Udinese non è blu. Porca miseria, volevo farlo splendido. Fai il fenomeno, bravo. Cioè, se ti faccio la domanda, te mi dai la risposta esatta? Ti faccio la domanda e mi dai una risposta a caso? Bologna è blu ed è Macron. Io ti posso dire questa squadra gioca in Emilia Romagna? Sicuro? Sì. No. No. No, non gioca in Emilia Romagna. Quindi non è Bologna. A few minutes later. Vuoi un indizio? No, li ho usati tutti. Te ne do una io in più. Ti potrebbe aiutare, non te lo fa capire, ma se sai e conosci le tue maglie forse ti può aiutare. E qua potrebbe essere l'indizio che risolve la partita. L'indizio dell'amicizia. Ti posso dire che è una maglietta speciale. Cioè, per me o speciale una maglia speciale? Devi capirlo. Speciale. Che maglia c'ho speciale, Macron? So che non è facile, ti capisco, ci sono passato già prima. Una maglia speciale del Verona. Il Verona. Ma è vero che non è più Macron. Però quell'aiuto speciale ti ha svoltato. Sì. E quindi 3 punti, praticamente hai già vinto. Però l'ultima la faccio. Ma è messa in difficoltà questa, più di cose prima. Giocare sapendo di aver già perso. Questa è la mia vita. L'altra volta il signor Kevin mi ha fatto le chiappe. L'altra volta è andata meglio, sì. Tra l'altro, ragazzi. Ce l'ho.
Se non avete visto su Instagram, ci siamo già sfidati nei nostri profili. È quello di cui parla Fido. Fido, sì. Fido. Il mio cane. E ragazzi, vi ricordo, se ancora non avete visto il video di San Marino, andate a vederlo perché è speciale. Vittoria! Basta, non giocare. Io sono proprietario delle magliette, non si gioca più. Allora, se indovina questa, la indovina. Se indovino questa, vi regalo una carta autografata di quelle che non voglio nella mia collezione. Vai, ci sto. Ci sta? Sì. Ci siamo, signori. Ecco qua la maglietta. Questo è il colletto. Queste carte, anche se non ce n'è una autografata, la puoi prendere quello che vuoi. In che campionato gioca questa squadra? Serie B. Me lo fai apposta allora. Al colletto. Comunque è un pareggio, perché quella del Frosinone posso dire che non ci arriva. Esatto, quindi, esatto. Diciamo quindi che è un 3-1. Si indovino. È un 2.5. 2.5-1 per ora, vediamo se. Boom. Calia Kevin. Poi mi, te mi dai le mani che lo sponsor non esiste. Come non esiste? E questo? Tecnico, sì. Della Sampdoria hai detto che tu non ce l'hai qua. No, qui. Quindi non può essere, no, perché no. Questo era uno stemma simile a quello della Samp. Esatto, tra qui, non ci tra può, questi non c'è. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Uno stemma simile a quello della Samp. Forse ce l'ho. Però lo sponsor... Ho in mente una squadra. Perché la squadra che penso io, se non sbaglio, è sponsor Puma. Sei bellissimo. Allora, voglio un colore della maglietta. Azzurro. Io stavo pensando, non l'accendo, diciamo. Stavo pensando al Parma. Ha sponsor Puma al Parma. Mi confermi questo? Quest'anno. Cioè, io dallo stemma è il Parma. È azzurro, ho pensato magari se è giallo, blu. Il Parma ha comunque avuto delle magliette blu. Azzurra non mi viene in mente, però tu mi dici quest'anno potrebbe essere. Il colletto comunque, il Parma l'ho visto spesso nelle magliette del Parma, solo che appunto tu mi dici... Puoi chiedere quest'anno un, è un Puma, aiuto, te ne manca uno. Manca uno. Non puoi sbagliare l'ultima. È che non ti chiedo lo stadio questa volta, perché... Non sai dove gioca il Parma. No, al Tardini, lo so dove gioca, però se mi dici Tardini è troppo facile. Quindi sto pensando... Allora, aspetta, se è Parma, tu non hai nessuna maglia dei portieri, ce n'è solo una, di Buffon, del Parma. Adesso io provo a vedere se qua dietro c'è scritto Buffon. Magari azzurra potrebbe essere quella del portiere, so che è solo quella del Parma di Buffon. Allora, no, dov'è il nome? Quello che stai toccando. E il numero è questo. Quello è il numero. Può essere che sembra un 1, eh. È una squadra dell'Emilia Romagna? No. Il Parma è l'Emilia Romagna. È una squadra dell'Emilia Romagna. Secondo me, cioè, ho in testa il Parma, perché tanto anche... Il Palermo, l'accendiamo? Il Palermo al colletto. Non l'accendiamo, tutto, signori. Lo stemma non è quello, il Venezia non è così, la Samp non è... Boh, io dico Parma, Come va? Ah, vedi? Buffon! Signori, Gianluigi! Oh, 2.5-2. Buffon! 2.5. Oh, io voglio la carta, però, dove l'ho fatta? Quella di Buffon, c'è di Buffon. Non ce l'ho di Buffon, non ce l'ho. C'è di Zoff, vabbè. No, queste sono le carte. Non vabbè, adesso ci do un'occhiata, anzi, grazie. Grazie. 2.5-2. Per me. Io sono soddisfatto. Io molto soddisfatto. Ora scegliere la carta. Ora scegliere la carta. Mentre scegliamo la carta, vi ringraziamo per aver guardato il video. Grazie ragazzi, ragazzi, è stato un piacere. Adesso... Andate a vedere il video di San Marino. Mi raccomando, perché... Sono partite le avventure di Firo e Kevin, ne faremo tantissime in giro per l'Europa. E non solo. Per l'Italia sicuro. Sì, perché siamo in Italia. In Italia. Infatti in Europa. Stadi, avventure, e tutto quanto, insomma, anche al di fuori del calcio. Esatto. Lo vedremo. Io ragazzi veramente vi ringrazio, ringrazio Filo per questa sedia. Ciao, fammi ringraziare. Aspetta, sto rivoltando. Sposta! E niente, ragazzi, io vi ringrazio davvero, ringrazio ancora Filo. Grazie ragazzi. Tutto quanto. Viva le maglie, niente, sempre. Sì, viva le maglie. La prossima volta però ti voglio battere. Se ci sarà la prossima volta, vedremo. Magari avremo. Che là dietro anche altre maglie che avevo messo dietro, che le useremo. Magari useremo quelle maglie. Ci saranno anche altre sfide, non solo quelle maglie. Vedremo. Attenzione, perché ne abbiamo già studiate alcune. Vedremo presto. Vedremo. Ragazzi, io mi auguro davvero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Commentate con altre nuove sfide che vorreste vederci fare. Vi ricordo che dovete andare a seguire anche il film, è importantissimo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi.